non sono pazzi, sono soltanto un pochino, ecco, tutti. Say what? Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 dei 10 migliori psicopatici nei videogiochi. Oh mamma, our prayers have been answered. Ma prima di incominciare, una cosa importantissima: pubblichiamo nuovi video ogni settimana, quindi iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Vedremo personaggi a cui manca qualche rotellina, che hanno lasciato a casa empatia e pietà e che grazie alla loro follia fanno le peggio cose. Come al solito sarà solo un personaggio per saga e vi avverto di piccoli spoiler qua e là. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Alla numero 10, Pigsy Manhunt. Monkey see, monkey kill. That's your motivations for the next scene. Che cosa c'è di più pazzo psicopatico di un matto con una maschera da maiale e una motosega? Pigsy, curriculum, attore in vari film snuff in cui dei serial killer si mutilano a vicenda. Ruolo, il maiale. Orgogliosissimo della sua parte in questi pezzi d'arte, si cala tantissimo nella parte e inizia non solo a massacrare tutti, ma anche a grugnire, grufolare e a parlare a monosillabi. Pigsy's angry! E quando non è impegnato a non far arrugginire la sua motosega, è rinchiuso in una soffitta e nutrito coi corpi degli altri attori. Ah, Hollywood! Alla numero 9, Clement Darling in The House of the Dead Overkill. Take a seat, enjoy the show. Il voler salvare la propria madre da morte certa è nobile. Probabilmente però il pianificare di prenderne poi il cervello e trasferirlo in un nuovo corpo per scopi oscuri, ecco, quello potrebbe essere invece un chiaro indicatore di non star troppo bene. Time for your treatment, mother. Wait! I'd rather not. È implicito, ma manco poi più di tanto, che Clement aveva una relazione incestuosa con sua madre, cosa che è peggio perfino dell'abominio in cui poi la trasforma. Mami! Sì, Clement, che carina! E salta fuori anche che è causa dell'epidemia mutante in città. Ma che incestuoso coglione! I want to undo all the wrongs I have done. I want to return to the womb. Alla numero 8, la famiglia St. John in The Walking Dead della Telltale. Please, please don't you take another step. Brenda, come on now, you know you don't want to do this. Che allegra famigliola, eh? Beh, il primo passo per essere uno psicopatico doc è fai pensare agli altri che non lo sei. Oh, y'all with company coming down the drive. Gosh, this is our mama. I'm Brenda St. John and welcome to the St. John Dairy. Oh, e la famiglia St. John gioca questa carta in modo molto convincente quando Lee e company arrivano da loro. Ma Lee, che scemo non è, non si fa fregare da queste carinerie, investiga un pochino e scopre una cosa un po' d'impiccio, cavoli, eh? I St. John si mangiano gli ospiti. Don't eat that! Adam, huh? Lee, Jesus, man. Did you find something? Ah, avevo sempre sentito di questa famosa ospitalità del sud degli Stati Uniti. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Alla numero 7, Needles Kane in Twisted Metal. Needles è stato reinterpretato molte volte nel corso di questa saga, ma se c'è una cosa che l'ha sempre distinto è che è un c***o di pazzo scatenato. And this time, I'm going to finish what I started. Una volta guidava il camioncino dei gelati, che di per sé è una cosa già abbastanza inquietante, e non so perché, si chiamava Marcus Kane e viveva felice con la sua famiglia. Poi un giorno decide che quella vita fa cagare, si crea un alter ego e massacra tutti. So many of them tried to fight. I think they wanted to make it fun for me. Ah, capisco. Però sua figlia riesce a sfuggirgli e lui, dopo aver convertito il camioncino dei gelati in una specie di sala delle torture ambulante, arriva al Twisted Metal per ritrovarla. He was the only one who ever escaped. She was the one that got away. Alla numero 6, Trevor Phillips in GTA 5. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Trevor, poveraccio, lui è un prodotto degli eventi. Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me. Certo, matto è matto come un cavallino matto, ma è venuto su un pochino male. Niente famiglia, centri correzionali, genitori adottivi. Deve essere stata molto dura per lui. There, it's okay, son. Oh, that's enough! Anche se non è che tu debba diventare un degenerato figlio di puttana.
per questo, ma comunque. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. Trevor, se c'è una cosa razionale da fare, lui fa l'opposto, possibilmente uccidendo qualcuno. Che tipo? Oh, look at this. I'm practically at work. Alla numero 5, il Joker, nella serie di Batman Arkham. Welcome to the madhouse, Batman! I set a trap and you sprang it gloriously! Eh beh, il re di tutti i matti di Gotham non poteva che essere qui. Nella serie Arkham dà il meglio di sé. Poi guardate che faccia, ragazzi, non sta bene per niente. Here, have a laugh on me! Ci stanno matti con un obiettivo e poi quelli che vorrebbero solo veder bruciare il mondo, e il Joker è uno di questi. You were right, Mr. J. Classic Marta case with delusions of grandeur. Cuckoo. E veder bruciare il mondo penso ricada sotto le competenze del miglior psicopatico. Poi con quel ghigno è impossibile capire le sue intenzioni. Love what you've done with the place. Anche se in generale sono sempre intenzioni che non includono l'essere un bravo ragazzo, quindi ecco. That actually is pretty funny. Alla numero 4, Walter Sullivan in Silent Hill 4, The Room. My name's Walter. Walter Sullivan. It's time to complete the 21 sacraments. Oh, che meglio di crescere rettamente adottato da un bel culto religioso in giovane età. Non sviluppa assolutamente comportamenti particolari, eh? E infatti, grazie ai 21 sacramenti, Sullivan diventa 21 sacraments. Don't worry. You'll know soon enough. Un maniaco omicida, visto che i 21 sacramenti indicano 21 omicidi per evocare Dio e il paradiso sulla terra. Last of the 21 sacraments. Tra l'altro non è che nel farlo faccia solo il volere di Dio, ma lo fa mettendoci anche un po' di arte, capito, no? Tortura le vittime, gli strappa il cuore e poi ci incide sopra il numero del sacramento. Artista incompreso. Walter. He was really into that mumbo jumbo. Alla numero 3, Kratos, nella serie di God of War. Now you will see how strong I am. Purtroppo per gli dei dell'Olimpo, Kratos è un pazzo scatenato di mitologica categoria. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. E lo è anche perché dichiara guerra agli dei, cioè devi essere un po' matto per farlo, ma dopo la morte della sua famiglia per inganno, Ares e l'Olimpo si accorgono di aver fatto girare i coglioni al greco sbagliato. La furia di Kratos non conosce nessun divino confine. Se deve strappare testa e occhi a ogni membro della famiglia olimpica, così sia. The mortal who had become the new god of war. E per una volta troviamo soddisfazione con lui. My vengeance ends now. Alla numero 2, Vaas in Far Cry 3. Hey Jason, you miss me? Ehi amico, mi conosci vero? Dai, dimmi che sono io, il tuo pazzo scatenato dei videogiochi preferito. I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Vaas, il vecchio fattone allucinato col cervello in pappa e le movenze tutto molto party a base di acidi deve essere un orgoglio della Ubisoft. You should be outside playing in the sunshine instead of watching this bullshit. Questo pirata con lievissimi sbalzi di umore e l'occhiatino un po' troppo vispo è quasi comicamente imprevedibile. You see, the thing about our loved ones, right? Our f***ing loved ones! They come and they blindside you every f***ing time. So they say to me, they say, Vaas, Vaas, who the f*** is it going to be? Them or me? Me or them? Ok, Vaas, sì, penso di aver capito. Di che cazzo stai parlando, amico? Questo giovanotto, tra l'altro, è l'antagonista secondario. Ma per favore, è il volto del gioco. And welcome to my show. Bene, non vedevo l'ora di trovarmici, sinceramente. Let me tell you, the definition of insanity. Prima di svelare il pazzo numero uno, ecco alcune menzioni onorevoli. You know who I am? Yes. Then you know what I want. You're insane. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Huh? Everyone used to laugh at me. Hey, remember back when we were sane? She can taste the bloody hatred!
Alla numero 1, Kefka Palazzo in Final Fantasy 6. Oh, who's that handsome devil? E qui invece andiamo con uno psicotico bastardone che però ha varie ottime ragioni per essere uno psicotico bastardone. We're still alive? You pathetic dregs can't even die properly. Kefka non sdegna l'umanità genericamente, la odia fino al midollo. Il mago di corte dell'imperatore ha abilità che gli ampliano mente e psiche. E grazie a queste abilità diventa così consapevole da arrivare a essere insensibile alle piccolezze del dolore e delle emozioni umane. Destruction isn't supposed to make sense! Fico! Ah, e oltre a queste cose più serie, ovviamente aggiunge anche una bella risata da maniaco che è obbligatoria. Le sue azioni parlano per lui, sapete? Quando si avvelena un fiume per sentire le urla di morte delle persone che ci bevono, in generale non penso che tu stia molto bene. Destroy! 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 Let's destroy everything! Piaciuta la lista? You deserve a prize! Quali altri psicopatici dei videogiochi adorate? Per altre top 10 pubblicate ogni giorno, iscrivetevi a Watch Mojo Italia. I guess party's over then.